preoccupa, ma tu preoccupa, no? Abbassiamo le luci perché Luca Ward ha accettato le nostre domande al buio. Oh! Sai come funziona? No. Il LED parla, tu rispondi. Fantastico. E io ascolto. E dai. Cioè, mi riposo. Questo... Perché non le posso cantare, non le conosco, capisci? Ah, ok, ok. Prego. Vai. Da camionista ad attore di successo. Fortuna o talento, Luca? Beh, a Roma si direbbe un'altra cosa. Però... Non capisco, non sono di Roma. Ho bisogno di un romano, Tommaso Rinaldi. Tu sei di Roma? Sì, sono di Roma, però sei non l'unico so... romano vero lì in prima fila. Ah, no, pure Fagino, ma tu sei di Maccarese. Maccarese. Io sono nata a Napoli, ma ho vissuto ad Aversa, quindi sono aversana. Prego, Tommaso. Ma diciamo che alle 2 del pomeriggio la parola potrebbe essere abbastanza inopportuna. Poi lui è il doppiatore d'Italia, quindi casomai la facciamo dire a lui, no? È una botta di culo. No! Però è una parola italiana, eh. Bene. Perché tu facevi il camionista, mi hai raccontato? Ho fatto per un anno, sì. Un anno, ma ho fatto tanti mestieri, ho fatto il bagnino. Il bagnino, beh, tanta bagnino roba. Fantastico, perché... Hai salvato tante donne? Soprattutto. Immagino. Infatti, quando erano uomini, dice, vai te o vado io, ma bacio te. Prossima domanda. Hai dichiarato di essere stato un traditore seriale. Luca Ward, ti sei pentito? No. Mai. No. 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 No, perché io non ho tradito all'interno dei miei due matrimoni. Per adesso. Per cui io ho tradito in altre situazioni, in fidanzamenti, lì sì, ho fatto il delirio vero, insomma. Delirio? Delirio, ma sì. Storie parallele oppure una... No, parallele mai. No, 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 parallele no. Flirt? Sì, no, proprio una botta e via. No. Tum, tam, pam, arrivederci e grazie. Sì. E, però no, pentimenti no, pentimenti no. Nella storia importante, cioè il matrimonio, i figli, eccetera, no, lì sono stato proprio... Assolutamente perfetto. Ma queste donne come le conquistavi? Io? Come accettavano di stare con te così per poco tempo? Ma perché poi gli raccontava, dice, che hai fatto il bagnino, davvero? Perché il bagnino c'ha un certo fascino, no? Sarvadaggio, eh? Vedi, senti le donne? Signore, senti le donne? Non solo, poi ho fatto l'istruttore subacqueo per diversi anni, la guida, e lì è tutto un programma. Ma usavi no? la voce o no? O c'era di più? No. No, no, non usavo la voce, no, io la voce l'ho usata poche volte per sedurre, no, no, no. A meno che non fosse richiesto, mi chiedeva magari dopo. Dopo? Beh, dopo... Dopo la cena? No, quale cena? Dopo proprio, no? Allora magari c'era quella romantica e mi diceva, ma mi reciti una poesia di Prévert? E vabbè, io gliela recitavo. E si ricominciava da capo. E la bene, ricominciamo Led, ricominciamo da capo. Prego, prossima domanda. C'è una foto. Dai. Dai, ha detto. al mio segnale scatenate l'inferno, Russell Crowe. Ma la domanda a questo punto, caro Led, qual è? Qual è stata la volta in cui hai detto davvero scatenate l'inferno? È sbagliato, Sled, è scritto scatenato l'inferno, no, scatenato. In cui no? hai davvero scatenato l'inferno. Ah, ok, no, scusa, avevo pensato... Una... Qual è stata la volta in cui hai davvero scatenato l'inferno? Beh, sicuramente quando sono andato a prendermi mia moglie, quella che sarebbe diventata mia moglie. Giada. Giada, sì, perché si era, avevo saputo, c'era stata così una simpatia tra di noi all'inizio, stavamo girando un film insieme, e io la prendevo in giro perché lei è molto, cioè è attrice che ha studiato in America, quindi sono preparati, io no, io sono De Ostia, quindi non mi preparo niente, leggo il copione e vado, no? E
E c'era questa, mi piaceva questa donna incredibile che al contrario delle sue colleghe, un giorno la vidi mangiarsi uno sfilatino, una ciriolina che ha mortadella grossa così, ho detto questa... Una ciriolina. Come, sai che è la ciriolina? La? Ciriolina. Ciriolina. Ciriola. Ragazzi, oh. Scusate, non è che... Non conosco, insegnatemi. Ma di dove sei te? Di Aversa. Ah, vabbè. C'è il pane cafone ad Aversa. Allora te perdono, va. La ciriolina cos'è? È il pane proprio tipico di Roma. È la ciriola, è una cosa tipo, fai conto, la una palla... No, di che? È tipo, fai conto, una palla da rugby, ok? Un po' cicciotta, come una palla da rugby, piena di mollica, bellissima, e quella la tagli, calda, ci metti la mortadella, è una cosa da svenire. Non ce n'è, la rosetta, la cotta... Arrivederci. Pizza bianca, no. No, ciao. E questa cosa è mangiare la ciriola, mi ha detto che figata, perché andare a cena con un'attrice è la cosa più triste del mondo. Tu ordini la carbonara e lei le verdure grigliate, tu prendi il caffè e lei l'orzo. Non è vero, io conosco tante amiche attrici e mangiano tutto, mai quanto me, ma mangiano. Ah, ecco. E quindi l'inferno l'ho scatenato un giorno, che per caso vengo a sapere che lei era andata a distrarsi dopo la separazione in Brasile. Vabbè, no, ma il Brasile è pericoloso. Ci sono dei maschi notevoli. Notevoli. Ma mica tanto, eh. No, no, sta buona. Ma è come in Italia. Qualche amico mio te lo presento? E allora a quel punto ho detto una grande bugia su un set dove stavo lavorando con la Endemol. Ho raccontato a Massimo Del Frate, che all'epoca era Endemol, gli ho detto: senti, devo andare a fare un provino. Nome e cognome, adesso lui ci tiene. Vabbè, ma è vero. A dire chi, sì. Chi ha detto la bugia. Sì, sì, è vero. Io mi dissocio, non voglio sapere. No, no, è vero. Sono cose private. E io gli ho detto: dico, guarda, devo andare a fare un provino a Londra con Anthony Hopkins. Chi te dice di no? Nessuno. Vai pure Luca. E lì mi sono attaccato al telefono, non c'erano voli, non c'era posto, non c'era niente, era alta stagione, e lì ho usato la voce. Lì ho usato la voce con la signorina della Iberia, perché la compagnia era Iberia, ecco, italiana però. Vabbè, raga, è la compagnia, non si può dire? No. Che c'hanno bisogno? Ma c'hanno bisogno di pubblicità. Vabbè, questi. Noi dobbiamo nominare anche Alitalia, Cappelle Merle. Io viaggio solo all'Italia. Oh, bravo, bravo. E in quel caso Iberia. E gli ho detto proprio, a un certo punto gli ho detto: signorina, ma è proprio sicura che non ci sia neanche un posto? E lei mi fa: ma che sto a flashare? Ma che è il gladiatore? Insomma, vabbè, e da lì ho trovato il posto e mi sono andato a prendere Giada. Con la voce del gladiatore. Con la voce del gladiatore e il fisico di Ostia. Quindi. E a proposito del gladiatore, c'è questo per te. Hashtag vieni da me e commentate. Mi chiamano gladiatore. Sono Massimo Decimo Meridio, comandante delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Al mio segnale, scatenate l'inferno! Vieni! Me l'ha fregata! È la prima... Molto a chiappo. Ci sono dei tweet un po' contro il cuore umano, attenzione, sì, Lorenzo. Sì. Allora, innanzitutto tantissimi tweet per con quella voce basterebbe un ciao e già sono tua, però oltre a questo tipo di tweet... Come ciao? Oltre basterebbe un ciao e con quella voce già sono tua, c'è chi dice su Twitter. Però c'è chi dice che ti preferisce in antico romano piuttosto che romano de Ostia. Un po' più al mio segnale scatenate l'inferno che scatenate l'inferno al mio segnale, ecco. Questo è il mood sul Twitter. Vabbè, certo. Mi dicono, io però, riporto, ambasciatore non porta. No, no, per carità, però io sono orgoglioso della mia romanità. Io pure sono di Ostia. Sì. Luca, sono di Ostia anch'io. Ostia. Sì, certo. Allora, vai. Allora, nato ad Ostia, che è una frazione di Roma, quindi a Roma, trapiantato a Maccarese. Sono... Ma tu hai tradito il tuo litorale, sì, con quello del Maccarese, ma non si fa. Ho preferito i cocomeri a Biretta al mare, capito? È stato un misto. Trasmettiamo in tutta Italia e grazie a Rai Italia in tutto il mondo. Ho fatto un tweet proprio questa mattina, l'ho twittato, visto che Rai Italia ha dato gli appuntamenti dei vari orari in tutto il mondo. Quindi queste sono un po' lezioni romane di Luca Ward. Prossima domanda. Hai mai fatto uno spogliarello per una donna?
Fammi ricordare perché... No. No. No, perché devo dirti la verità, pur insomma, quando ero giovane giocavo a pallanuoto, per cui insomma avevo anche un discreto fisichetto, però non ci sono mai andato molto d'accordo, insomma. Io... Col fisico? Sì, boh, mi vedevo troppo magro, adesso mi sono appesantito, ma quando ero ragazzo pesavo, io sono 1,84 m, pesavo 63 kg, no. Quindi ero proprio, sì, molto magro. E quindi non mi vedevo, e quindi facevo spogliarloro. Rossella, guarda Rossella che sta lì, Rossellina. No, perché Caterina, Luca Ward scatena dei pensieri non indifferenti. Quando tu hai detto, hai mai fatto uno spogliarello? E lui ha detto di no. Beh, fallo ora! Rossella, ti do una notizia. Sono le due di pomeriggio. Possiamo andare al Teatro Sistina e per 4 settimane, fino all'8 marzo, lui si spoglia. E dobbiamo correre allora. Dobbiamo comprare biglietto, pagare. Ti dirò di più, non c'è solo Luca Ward che si spoglia, ma anche gli altri. Cioè, siamo una bella squadra. Tipo Gianni Fantoni, ecco. Che è il super dotato. Non voglio sentire, per favore... Mi dicono che c'è anche, così, una chicca sul vostro spettacolo. Ah, bene, vediamola. Più di questo l'azienda non può fare. Non preoccuparti, padre, avrei un lavoro. Se le nostre mogli sono disposte a tirar fuori 50 euro per vedere dei perfetti sconosciuti, che cosa sarebbero disposte a pagare per vederlo fare a noi? A me mi pagherebbero per rivestirmi. Con quel fisico tu le fai impazzire le ragazze. Il cavallo di nome di fatto, eh? Volete vedere altro? No! Prego! Si comincia dalla cintura, eh? Li deve slacciare lentamente. Donne, è arrivato John Travolta. Andranno fino in fondo, fino al Full Monty! Mi hanno detto che 3 su 2 sono davvero nudi. No, 2 su... Ah, 1 si è ritirato? No, non si è ritirato, no. Però 2 sono... lo fanno integrale. E altri 4 no. No, aspetta, siete 5? No, 6. Dove? 2? No, chi avete eliminato dalla locandina? No, non c'è l'ultimo dei protagonisti, che è Sebastiano Vinci, perché ancora non era stato scelto quando abbiamo fatto questa foto. Ma merita un'intervista one-to-one, Sebastiano. Assolutamente Vinci, ti hanno eliminato così questi ragazzacci. È vero, ne manca uno, ma purtroppo questi li abbiamo fatti a luglio, ecco. E lui credo che abbia contrattualizzato ad agosto. Dopo. Perché loro sono in tournée da settembre, a Roma 4 settimane al Sistina, e noi adesso vogliamo sapere chi sono questi coraggiosi, 2 su 6 che si spogliano davvero tutti. Allora, tu uno è Fantoni. Hai capito. Certo, perché lui è... Fantoni c'ha le carte è in regola. Cicciottello. C'ha le carte in regola. E l'altro è proprio Sebastiano Vinci, che è quello che fa... Ecco perché l'hanno contrattualizzato. Certo. Perché lui no, ma lui all'inizio non voleva dare le misure, poi alla fine ha ceduto. Le misure della cerniera, vedete, Full Monty, Full Monty. E io uscirei da questi, Clarita Ialongo, prossima domanda, andiamo avanti, non si preoccupi, perché qua, capito, si agitano appena... Gli via subito. Sì, c'è una frase da leggere. Leggi questa frase. Non sono stato invitato al matrimonio di mio fratello. Ma anche se fossi stato invitato, non ci sarei andato. Firmato Andrea Ward. Mi sa, tuo fratello. Sì, il secondo. In questa ordine è la domanda. Eh beh, sì, quello era un periodo in cui non si andava particolarmente d'accordo. E ti sei pentito di non averlo invitato? No, mi sono pentito del fatto che abbiamo perso tanto tempo che potevamo non perdere. Perché anche io non sono, per esempio, non sono riuscito ad andare al matrimonio dell'ultimo di noi, che è Metello, che si è sposato poco tempo fa, perché ero fuori, ero all'estero per lavoro. E ti dispiace, però con mio fratello, con il più piccolo, siamo sempre frequentati, quindi non succede niente. Con Andrea invece purtroppo ci sono stati diversi anni che nessuno ci ridarà mai.
Quindi quello... posso chiedertelo? Questo succedeva nel 2013. Sì, guarda, io credo che siano stati una decina d'anni. No, troppo, Luca. Una decina d'anni, sì, parecchie. Cioè 10 anni no, no Natale, no compleanni, no, no, no riunioni di famiglia, neanche no, tua sorella si è messa in mezzo. Beh, Monica sì, ci ha provato. Diciamo che no, io e Andrea ci siamo continuati a sentire, ma quando c'erano dei problemi seri. Che ne so, avevo un ricovero in ospedale, perché capita a tutti, anche a noi, no? Per un'operazione, eccetera, allora arrivava la telefonata puntuale. Ma che succede? E quello c'è sempre stato, quindi questo ci faceva pensare, credo a tutti e due, io l'ho pensato, dico, beh, il legame c'è, cioè comunque non se ne va. Anche perché noi siamo stati veramente tanto legati insieme. Noi abbiamo perso papà a 13 anni, lui ne aveva 10, io ne avevo 13 e ci siamo messi subito a lavorare. Quindi, insomma, abbiamo vissuto una vita, un'adolescenza piuttosto complessa e difficile. Non ci siamo divertiti, semmai ci siamo divertiti dopo. Per cui, e abbiamo mandato avanti la nostra famiglia insieme a nostra mamma in maniera molto forte, pur essendo dei bambini, con grande coraggio. Lo ha fatto lui con il doppiaggio, che poi non gli annava per niente da na, perché lui adorava giocare a pallone. E ogni volta che lo portavano al turno di doppiaggio smadonnava, poverino, perché i bambini poi sono così, vogliono giocare. Però l'abbiamo fatto tutti e due con grande forza, grande coraggio, e siamo riusciti a dare una dignità a nostra mamma, insomma. Il rapporto com'è oggi con Andrea? No, il rapporto è stato recuperato, grazie al cielo. Siamo cresciuti, siamo maturati e quindi certe cose le abbiamo lasciate indietro. Neanche ne abbiamo parlato. No. Cioè, vi siete chiamati un giorno e da lì avete fatto pace? No, non abbiamo fatto pace. Che fai oggi? Passi per un caffè? No, dopo 10 anni così? Assolutamente sì. Tanto è inutile stare a parlare di quello che è stato. Basta. Sono state tutte stronzate. Sì, perché poi si discute per stupidaggini, anche in tante famiglie, no? Poi alla fine se vai a vedere le cose poi... dici, ma perché? Allora è inutile parlarne, andiamo avanti. E andiamo avanti, Led. Ciao, Andrea. Ti hanno mai fatto sentire un attore non all'altezza? qui ce possiamo fare tre puntate. Ma che scherzi. Ma sì, tantissime volte, soprattutto negli anni 80, 80, 90, no? Dove io, mio malgrado, no? Diventavo piano piano una voce di riferimento per il doppiaggio. E quindi eri un doppiatore, punto. È vero, perché in Italia c'è questa cosa. Eri un doppiatore. Sì, sì, sì. Quando andavo ai provini, magari lì nella lista dei provini non ci facevano caso, però poi quando mi vedevano, dice, ma tu sei il doppiatore, quello... E io, orgoglioso del fatto che comunque fare il doppiaggio è difficile. Sì, sì, sono io. Ah, allora no, 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 qui cerchiamo attori. Arrivederci. E mi mandavano via. Ma in America anche così? Scusa, solo no, in Italia? No, 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 solo in Italia. Solo in Italia. In Italia sei diviso per settori, no? Ci sono attori di teatro, televisione, cinema, doppiaggio. Infatti molte persone che fanno teatro mi dicono che poi è difficile lavorare nelle fiction. Assolutamente. Noi abbiamo degli attori in teatro che fanno impallidire gli attori d'oltreoceano. Ne cito uno perché ogni volta che lo vedo mi sorprende, Massimo Popolizio, che oltre ad essere, credo, il più grande attore di teatro della nostra generazione, abbiamo la stessa età, io quando lo vedo in televisione, quelle rare volte, dico, beh, me devo rimettere a studiare, perché è veramente forte. Però rare volte? No, non lo vedi quasi mai. E peccato, perché poi il pubblico, tutti noi, ci perdiamo queste meraviglie, no? Perché sono vedere Massimo... Fai un appello ai registi italiani, allora. Basta lavorare per settore. Ma basta lavorare per settore, anche perché forse così incassate di più. Questo è proprio un caffeuccio by Luca Ward. Prossima. C'è una foto. Bene. Giada, tua moglie. Gnocca. E la domanda qual è? Tremo, perché... Ah, perdoneresti un tradimento di tua moglie? Oh, ci sta pensando. Ci sta pensando, eh? Non è facile rispondere a una domanda così, perché... diciamo che il tradimento è considerata forse la cosa più grave, no? Se vogliamo, degli accadimenti di una coppia. Secondo me, invece, la cosa più grave è la perdita della stima dell'altro. Però se uno magari tradisce e tu lo sai, magari la stima poi la perdi. Cioè
Cioè non è che se una donna o un uomo non va si può perdere la stima di... aumenta. No, secondo me è sbagliato. Non si può perdere la stima di una persona per un tradimento. Perché tu sei un ex traditore. Esatto. Per cui... Ragazzi, cioè, può succedere, no? Può succedere, no. Può succedere, non no. Deve succedere, però può succedere. Diciamo che mia moglie non ce la vedo proprio. Però non è perché non ce la vedo perché è mia moglie. No, non ce la vedo perché è una donna estremamente seria, è proprio quadrata. Poi è una pazza scatenata, per carità, è una che gli piace il cazzeggio, si diverte, gioca, scherza, ride. Però è una donna molto piantata per terra. Certo, se mi trovassi di fronte a una cosa del genere, non so nemmeno se sarebbe un dolore, perché non credo sarebbe un dolore. Ci avrei paura che me scappa con quello. Quello sì. Quindi, ma tu controlli il telefonino di Giada? Mai nella vita, non lo farei mai. No. Davvero? No. No, è una cosa che trovo assolutamente sbagliata, ma anche perché si può fraintendere. No, quante volte... È vero, si può fraintendere. Soprattutto oggi con tutte queste faccine, con questi baci, con questi abbracci. Gli hai mandato il cuoricino. Sì. Ho capito, ho mandato il cuoricino, c'avevo fretta, ho mandato quello. Cioè... Ti vorrei far vedere, tra l'altro, Giada in un momento speciale per voi. Di un po' di tempo fa. Bene. Giada non ama molto parlare della sua vita privata, ma di fronte ad un evento così bello anche lei si è un po' sbottonata. Il papà del bimbo che nascerà tra meno di 2 mesi è il famoso doppiatore Luca Ward. Diciamo che Giada e Luca hanno fatto tutto velocemente perché sono conosciuti, innamorati e hanno subito procreato. Lui come ha preso la notizia della nascita del bimbo? Beh, direi bene, insomma, direi bene. Felice ovviamente, siamo felici tutti e due. Siamo in attesa di questo frugoletto che nascerà, insomma, tra poco, ormai manca poco. Maschietto? Maschietto. Luca e Giada diventeranno presto una famiglia e chissà, forse dopo la nascita del loro primogenito decideranno anche di sposarsi. Avete già deciso il nome? No, questa è una domanda che mi fanno tutti. Non l'ho ancora deciso, non l'abbiamo ancora deciso, siamo un po' così in dubbio, ma comunque anche se l'avessi saputo non te l'avrei detto. È così lei, è stupenda. Ma figli uno, no? Due. Ah, due. Lupo e Luna. Ah, è vero, Luna, perché Lupo me lo ricordavo, Luna. Ma mi sembra che tutto a posto. No, tutto a posto, c'era anche un terzo che però purtroppo non è andato in porto, quindi... Dopo Luna? Dopo Luna, sì. Si sarebbe chiamato Leone, però vabbè, è andata così. Ti è dispiaciuto? Ma ti dirò, quando mi ha detto che era incinta mi ha preso un colpo, ma non perché comincio a fare anche i conti, no? Con l'età, con... io non so, più un ragazzino. È successo da poco? No, è successo 3 anni fa. Però poi, un attimo, riflettere, a parte lei ho visto che non c'era rimasta proprio bene quando ho detto oddio, un altro, no? Perché sì, ci pensi. E poi però riflettendoci ho detto, ma sì, ma io vengo da una famiglia numerosa, figli, ma sì, ma qual è il problema? Tanto poi alla fine i figli portano anche fortuna, quindi va bene così. Però poi purtroppo dopo poche settimane è andato via. Prossima domanda. Hai mai fatto soffrire qualcuno della tua famiglia? Sì, assolutamente. In qualche modo sicuramente mio fratello Andrea, che avrà sofferto per questa lontananza, anche perché lui mi ha sempre visto come un punto di riferimento. E senz'altro mia figlia Gwendalina, la prima, quando mi sono separato da sua mamma Claudia, perché lei l'ha vissuto veramente male, quindi sì. È brutto quando succede perché... Io sono un uomo molto protettivo e quindi veder soffrire qualcuno a causa mia mi destabilizza, però non potevo fare nulla se non altro, se non solo quello che cercare di comunque di esserci sempre. Ecco, mio fratello se mi cercava, anche se non lo sentivo da 3 anni, se non avevo potuto rispondere richiamavo immediatamente. Mia figlia, che per 5 anni non mi voleva vedere, l'ho tampinata per 5 anni, sono stato uno stalker micidiale. Eri papà. Sì, lo so, però poi alla fine sono riuscito però
a riprendere. Beh, avete un buon rapporto adesso anche con Gianna, con i bambini. Sì, 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 assolutamente. È una bella famiglia allargata, certo, però è costato un po' di sofferenza a tutti. Eh sì, tutti hanno sofferto, perché ha sofferto mia figlia, ha sofferto la mia ex moglie, hanno sofferto tutti. E Giada comunque non c'entrava. No, Giada non c'entrava nulla, no, anzi. Diciamo perché... No, 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 pensa che quando Giada rimase incinta, l'abbiamo saputo, siamo partiti, perché fu lei a dirmi, deve la prima a saperlo, prima dei giornali, andiamo da Gwendalina, lei stava in Mar Rosso a lavorare, e siamo partiti subito per andarglielo a dire. Naturalmente è stato un disastro totale, quindi, però c'era da aspettarselo. Ah, ve l'ha detto, non mi fa piacere? No, no, non voglio proprio avere a che fare con la tua famiglia, mi disse all'epoca. E io ho rispettato il suo volere, ho detto benissimo, non ti preoccupare. Io quando verrò a trovarti qui, perché verrò da solo. Perché lavorava lì? Faceva l'istruttore subacqueo, sì. Quindi tu sei andato sempre da solo poi? Sì, 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 sì. Sempre da solo e senza... Beh, anche per Giada non deve essere facile. Io, no, 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 insomma, però anche la mia non... è una famiglia allargata, non ho avuto questi problemi, ma deve essere molto brutto. No, è difficile, però Giada è una donna estremamente intelligente, è una donna che ha girato il mondo per il lavoro del papà, che era un comandante dell'Italia, ha studiato all'estero, quindi ha una mentalità molto, molto aperta. Lei mi ha detto, quella è tua figlia e quindi devi andare. Brava, sì. Giada. Ultima domanda, Led, dai, fammi sorridere. Non mi tirare una domanda cattiva, eh? Hai mai ricevuto un no da una donna? Pure qua se lo scrive in film. Ma mi è caduto un mito! Luca Ward a teatro Sistina, per 4 settimane fino all'8 marzo, la festa delle donne.